Cola in trepidante attesa di cominciare l'episodio e cominciamo ovviamente con le missioni. Ciao a tutti amici e benvenuti in questo nuovo appuntamento con Yo-Kai Watch 4. Iniziamo la missione Il risveglio di Akale, portiamola anche a termine ovviamente in questo episodio. Qualcuno ci sta aspettando alla sede dell'agenzia investigativa. Andiamo a sentire di cosa ha bisogno e andiamo. Ma guarda un po', è Akala Bambino! Ehi là, Cole, ti vedo più in forma del solito! Ti ringrazio per le belle parole, ma non sono l'unico ad essere migliorato. Tranquillo, io vi osservo tutti e sei. Sì, giusto. Dovevo contarne un attimino. È giunta per me l'ora di dimostrare il mio vero valore. Ma per riuscire a farcela vorrei che combattessi contro di me, allora accetti? Beh, sì, questa è la prova. Sembra che Akala Bambino sia intenzionato a risvegliare i suoi veri poteri, ma per farlo ha bisogno di noi. E aiutiamolo. Possiamo iniziare quando vuoi. Allora ci vediamo qui fuori, preparati a dovere. Sono di un livello abbastanza alto, amico mio, non ti preoccupare. Tra l'altro, qua il computer mi dà nuovi misteri, ma in realtà no, non ce ne sono. Li ho fatti tutti i nuovi misteri, amico mio. Ora, non è che devi farli per forza tutti i misteri, però bene o male durante l'avventura li fai. Guarda qua. Eccoti, sì, vai, cominciamo. Benissimo, forza allora. Oh, lui! Ma questa è una nuova forma di Akala! Fantastico! Proprio così, io sono Akala il Celestiale. Bene, umano, fatti sotto. Ti mostrerò il mio vero potere. Ma siamo con gli yokai o solo Cole contro Akala? Perché se è solo Cole contro Akala, sono fritto. Il gioco si emoziona, quindi si blocca e ci mette tempo a caricare. Noi con la calma lo aspettiamo. Mua, vai, vai, vai pure. A fare in cu... No, ma dico così, è giusto per dargli un po' l'incentivo. Se no non parte mai. Ah, non ho rimesso il leader, giusto. Beh, Akala, non posso farlo. Bene, bene, bene. Ah, cavolo. Ah, questa perché... Ah, io sono abituato con quell'altro, sono abituato... Sono scemo io. Niente, qua proprio, vabbè, colpa mia che proprio l'ho cannata alla grande. Dovevo stare più attento. Sprecatissima, sprecatissima al massimo. Sprecatissima proprio, mamma mia, pessima, pessima proprio. Ah, bene, però intanto l'ho schivato. Sta a fa, lascia perdere qua sta carica, che quello è contrattacco, coso. Bene, andiamo. Per fortuna dura poco quell'attacco, molto veloce. Ah, siccome prende sempre di mira Cole, devo ricaricarlo, no? Ah, ok, ma... Ah, non l'ha fermato, però. Mi sembrava, infatti, un po' strano. Allora, ci ha preso un po' di mazzate, però ora proprio sta calando molto piano. E non mi sembra sia affetto in alcuna maniera da dei pugni che gli diamo quando carica la... Non è un Energimax, però... come lo definisci un coso del genere? Ok, preso oggetto raro. Insomma, lo prendi un po' il controllo, va. Ok, che ci dai? Buono, buono. Bene, molto bene, molto bene. Buono, non male. Ah, veloce è stato stavolta. Ah, ha fatto il frego. Ha fatto il frego massimo, Bravo, bravo, bravo. Ah,
Un pochino così, ma dai. Ci sta. Ci sta comunque. Ok, il guerriero è carico, quindi possiamo usarlo subito. Fiamme oscure. Non lo so, non mi è sembrato al top della forma. Non mi è sembrato proprio. Facciamo un po' Big Guerriero, lo mettiamo a posto di Magino, che ha anche l'Energy Max, e facciamolo subito. Ecco, ora. Bene, 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 bene. Ah, ok, ok, bene, 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 bene. Facciamo Arteoni. Che però non gli fa niente. Mega raggio. Ah. Aspetta un po'. Sì, bravo, 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 Cole, bravo. Ora però trasformiamoci in qualcosa di utile tipo Asura. E che sono abituato ad usare, magari. Oh, guarda qua. Vai, sorpresa infernale. Non è servito a fermare il suo attacco, ma lo sapevo. Fortissimo, Asura. Mamma mia. Bello, bello, bello. Dura, eh? Nonostante il livello alto. Cioè io sono di livello altissimo, 75. Che non è una cosa normale. È proprio uno yokai forte. Ci sta. È giusto che io lo metta in squadra a questo punto. Al posto di magari anche, perché no, Velenotto. I miei complimenti, amico. È stato a dir poco sensazionale. Grazie, ma parliamo di te piuttosto. Quella nuova forma era incredibile. Lo so, non è fantastica? E pensa un po'. Ah, per Cole quindi. Ma va bene, d'ora in poi potrai utilizzarla anche tu. Corda di Akala. Quella punta dove va messa? Vale, ma questa è la celebre corda di Akala. Solo voi la conoscete. Ti servirà ad usare la mia forma celestiale, grazie mille. No, sono io a ringraziare te invece. Mi hai aiutato a risvegliare i miei poteri. E ora lascia che apporti una piccola modifica alla tua sciabola del tuono. Wow, non vedo l'ora. Prego, procedi pure. Ah, sì, 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 questo l'ho vista. Nel senso il giocattolino che va messo qua sopra. Per scansionarlo con... nel gioco e avere oggetti speciali. Nel caso dei Joy-Con va sul Joy-Con destro. In marcia, ora Cole, andiamo a cercare qualche avversario su cui testarla. Non potrai riposarmi un po' prima? E c'ha ragione. Poi inizieremo anche la missione del Sumo Kai. Non volevo iniziarla perché dal livello 55 consigliato si passa al livello 80. E mi ci vorrà almeno un'altra settimana per arrivarci. Quindi con la calma facciamo tutto, ok? Quindi cominciamola e poi dopo la terminiamo in un altro momento. Tra l'altro io ho tradotto le due missioni finali del Sumo Kai. Quindi so di cosa trattano, ma... sono comunque blind, non ho affrontato la lotta. Salve, Detective Yokai, come state? Avrei un piccolo favore da chiedervi. Di cosa si tratta? Semplice, per far rinascere Yokai World la loro collaborazione sarà fondamentale. Per far rinascere Yokai World? Sì, anche se l'abbiamo sconfitto, Vuoto Oscuro ha causato molti danni qui. Non possiamo darti torto, in effetti, ma cosa possiamo fare noi? Ve lo spiego subito. Ho intenzione di creare il primo torneo di Sumo Kai della storia di Yokai World. Il Sumo Kai? E che cosa sarebbe? Beh, è il primo torneo, quindi non lo sappiamo. Anch'io sono sorpreso, Emma. Potresti spiegarci più nel dettaglio? Ma con Mere Kaira non l'avete ancora capito? Ventori ha ragione. È estremamente basilare. Voi dite? La nostra idea è quella di utilizzare un'area chiamata Arena Yokai per risvegliare la vera aura degli Yokai che parteciperanno. E... sì, è utile per fare un po' di punti extra. Esatto. In questo modo, il mondo degli Yokai tornerà ai fasti di un tempo.
Inoltre abbiamo scelto il sumo proprio perché è uno sport nazionale. In Giappone va forte, sì. Sì, è vero, ed è anche molto divertente. Lo seguo sempre in televisione. Ai tempi di Jack mi sa che era più seguito. Il rapporto densità della popolazione anno in cui ci troviamo, ok? Vi vedo molto interessati. Allora, che cosa ne dite? Ci aiuterete? Eh sì, se no non possiamo andare avanti. Alistair ci ha parlato di un certo Sumo Kai, un torneo che risveglia la vera aura degli yokai. Di cosa si tratterà mai? Di un torneo di sumo. Ma Zazel, aspettate un attimo. Che cosa intendevate prima col risvegliare la vera aura degli yokai? L'amore per i nostri cari, l'unione che ci lega agli Watch. Ai Watch. Il rispetto verso gli altri e l'affetto che ci lega come popolo. Allora, questa in giapponese è power, ovvero potere. Tradurla in italiano non è proprio semplice. Quindi anche qui hanno fatto un lavoro certosino i traduttori. Zazel vi ha spiegato tutto perfettamente. È proprio questa l'aura che cerchiamo. Wow. Grazie a questo torneo saremo in grado di far rivivere Yokai World. Ma noi cosa dobbiamo fare? Non siamo esperti di Sumo Kai. Bruno, tu che dici? Perché dovete sempre tirarmi nel mezzo? Non stavo facendo niente! È perché sei grosso! Katie è preoccupata perché non vuole vestirsi da lottatrice. Ma non preoccuparti, non ce n'è bisogno, Katie. In ogni caso io accetterei. La vostra presenza attirerà di sicuro molti yokai. Siamo i Watchers, noi, ovvio. Tuttavia, prima di iniziare la procedura dobbiamo sottoporvi ad una prova. Dovete dimostrarci di essere all'altezza di un torneo del genere. Innanzitutto sarà vostro compito trovare il portale per l'arena yokai. Esatto, vi diremo solo che si trova da qualche parte nel mondo umano. Una volta fatto questo, attraversate il portale e recatevi all'arena. Buona fortuna, Detective Yokai. Ora, c'è la navigazione? Perché se non c'è, ci perdiamo! Che poi, boh, metterla qui è una cosa un po' strana, ma ok. No, non dovrebbe essere qui. Ah, sì, eccola qua. Ah, perché qua c'è un'altra cosa qui. Cioè. Vabbè, rango S penso sia dopo avercelo. Duopo, non dopo, perché ho detto duopo. Meglio non indugiare oltre. Che cos'è questo ora? È quel granchio che ha una chela più grande, sì. Squarcia, squarcia, tipo pinza pinza, quello di Futurama. Questo è il portale per l'arena yokai. E tu chi saresti? Come ho fatto a non conoscermi? Sono Kayla Squarciante. Sono qui per mettervi alla prova. Se vincerete vi darò una stella bianca. Ma se perderete ne riceverete una nera. Allora siete pronti a combattere? Molto bene, forza, fatemi sotto. Ti colpisco nell'occhio che hai al centro del tuo pe. Ma no, ma posso andarmene veramente. Non devo combatterti per forza. E sì, combatti! Basta ripetermi quello che già mi hai detto. Ma è insistente, eh. Poi mi ha fatto due patagorri così! Sempre quello ripete. Dai! Proprio a schiaffettoni lo piamo. Wow, quanto è duro! Io non ho parole. Sto testando un po' tutti quanti gli yokai. Perché in realtà, vero in ombra, non ho mai testato tutti quanti i suoi attacchi. E perché io in genere gioco solo con uno per allenare tutti quanti gli altri. Quindi dico va bene così, no? E invece no, dovrei farlo più spesso con tutti gli yokai che ho. Che alleno, più che altro. Ma quanto è bellino ora! Scusate se vi ho spaventati, non era mia intenzione. Ad ogni modo, sono solo il granchio. Prima ero in forma Shadowside. Ma ora sono tornato normale. Prego, potete passare. Fantastico, grazie, solo il granchio. Voi umani avete un grande potere. Sono sicuro che farete tanta strada. Mi raccomando, datemi da fare anche nel Sumo Kai, ci si vede! Oh, ciao, io vado, eh. Ora posso, vai. Ok.
Sfida un po' strana, ma questa era la sfida probabilmente, di trovare la porta. Vabbè. Visivamente. Wow. Cioè, non sembra essere del gioco, per quanto è... Non si implementa bene con tutto il resto, è bellissimo. È troppo bello. Quindi è questa l'arena yokai. È davvero gigantesca. È la prima volta che vedo un edificio così grande, sono un po' nervoso. Immagino che i partecipanti al torneo siano già tutti lì dentro, giusto? Sono già arrivati? Ehi, guardate laggiù. Bellissima. Ciao ragazzi, vedo che siete arrivati. Scusate per la lotta contro solo i granchi, ma era necessaria. Eh sì, a quanto pare era doveroso. Non ve l'avevo detto, giusto? In ogni caso, ora siete qui. Benvenuti all'arena del Sumo Kai. Laggiù si trova il banco per le iscrizioni. Assicuratevi di passarci più tardi. Ma c'è come a giro là in fondo. C'è come a giro, sì. Bene, per ora ci salutiamo qui. A presto, Detective Yokai. E questo conclude anche il primo Sumo Kai. Bene. Che si dice? Monghi. Sarebbe per mille giravolte italiano. Zura, non penso l'abbiano mai tradotto. Bene, bene. Allora, questo è il banco accettazione con... No, non può essere lui. Eh sì, è normale che ci siano... Ecco, c'è anche qua questo maniaco. Ah, ecco il banco accettazione. Oh, wow, tiriamo un po' con Trasperk e risvegliamolo. Abbiamo anche Felicio che vende sushi monoporzione. Che se vi ricordate era quello che cercavano Ventorio e Antuono. Che dire, Sumo Kai non si farà attendere troppo. Magari 3 settimane at best. Chissà.